It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Bosio, va lob, tocca Bruni, Amoni, va, finisce qui con la tripla di Amoni sulla sirena. Ravinna ha oramai vinto la Coppa Italia, Rambaldi mette ancora un tiro, ma serve solamente alla cronaca e la gara termina qui. Ravenna, l'Acma Ravenna batte la Royal Legnano 85-65, vince la Coppa Italia di DN. Forever pays, now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about... Sul blocco di Fattori, ruba palla a Rivali e finisce qua la partita. Si va a gara 3. Si va. C'è una coreografia da brividi al Palacosta, un telone che copre tutta la tribuna, scene veramente che si fa fatica a commentare per chi come noi ha seguito da tanti anni il basket ravennate. Non mai avremmo immaginato probabilmente di vedere una coreografia del genere. Io, Marco, sono senza parole, ti giuro, ho veramente la pelle d'oca. Dai, il cronometro sta ancora scorrendo, mancano 6 teorici secondi che nessuno naturalmente giocherà mai più. Giorgio Bottaro al centro del campo a salutare, ad indicare tutto il pubblico, a sottolineare come la vittoria sia corale della città, dell'ambiente, del pubblico che si è mano a mano aggregato sulle scalinate del Palacosta. È un grande progetto sportivo che trova il suo compimento nella grande giornata di oggi. E ci si prende tutto il tempo a disposizione, va col secondo libero. Sbagliato, rimbalzo di Singletary. 5 secondi, 4 secondi, Singletary, 3 secondi, dovrà forzare. C'è il contatto. C'è la tripla di Singletary sulla sirena! Vince Ravenna! Vince Ravenna! Vince Ravenna! 77-76, un finale incredibile! Sabatini, fino in fondo il canestro, 3 secondi e 6, Marino, 2, 1, cerca la preghiera, non va, non va, ha vinto Ravenna, 72-71, una grande partita tra due grandi squadre, Ravenna è seconda solitaria, a 2 soli punti da Treviso, che per... I'm a sailor, hey!
linea di fondo, Malaventura riceve. Smith in post basso contro Soroka, cerca l'avvicinamento, passo all'incrocio di Smith che va a depositare di mano sinistra, canestro di pregevole fattura sul cambio difensivo di Treviglio. Già dall'altra parte Treviglio vuole dare palla dentro a Rossi, passaggio però fuori misura, recuperato da Smith. Ravenna prova a distendersi, smorto in transizione, fuori per Malaventura da tre punti, il ritmo, il tiro va a bersaglio. Grande inizio di Ravenna, Chillo per alleggerire la pressione. Marino va a superare la metà campo, arriva il pick and roll con Emanuele Rossi. Marino attacca il cuore dell'area, scarica nell'angolo per Isling, poi c'è il jump dalla media di Chillo, sbagliato, rimbalzo d'attacco Rossi, poi c'è contatto, non c'è il fallo con Tello. Ancora Marino, ribaltellato per Tambone, in post basso di Isling contro Masciadri. Scarico per Sorokas che va a cercarsi, a prendersi la stoppata di Taylor Smith. La pressione di Smorto ed è un duello molto interessante questo, perché di fatto Smorto è il giocatore che ha sostituito Tambone nel roster giallorosso. Finta il consegnato Chillo, poi va a prendersi la gran stoppata di Taylor Smith. Palla recuperata da Deluce che serve subito Malaventura dall'altra parte. Raschi cerca l'avvicinamento, scarico dentro l'area per Smith con la bimane sulla grande palla di Andrea Raschi. Smith con la stoppata e la schiacciata prova a dare sover che manda al bar Malaventura, ma tripla che non va a bersaglio, rimbalzo di Deloce che è un ottimo rimbalzista, si accoppia subito con lui Savoldelli. Deloce allora attacca sul blocco di Smith, bella combinazione USA tra Deloce e Smith. Altro trattamento di lato per Deloce, posizione profonda di Smith che non viene servita, allora propone un pick and roll per l'altro americano. Deloce con la moto alza per Smith. Altro bellissimo gioco a due tra i due americani di Ravenna che lo beffa, rimbalzo, la palla è catturata da Soroka. Se Treviglio adesso attacca con la palla per il potenziale sorpasso, ma Smith legge perfettamente il passaggio. Esce Raschi e riceve, blocca per Deloce, ribaltellato per Raschi, post basso di Smith contro Rossi, fronteggia, lo attacca, va a posare due punti di potenza fisica. Taylor Smith cambia con lo stesso Raschi, Rivali attacca a Tambone, fuori per Taylor Smith che cerca l'avvicinamento, c'è il canestro, c'è il fallo di Emanuele Rossi della casa. Segna Smith, da vedere un manuale di tecnica, pick and roll, Tambone Rossi, questa volta Tambone chiede troppe emorragie, non può subire canestro in questa azione. Marino si butta dentro, va a subire la stoppata di Taylor Smith, poi con presenza la palla carambola nelle mani di Deloce. Deloce a tutta velocità va a segnare, rinuncia al timeout Martino. Abbastanza bruttina. Marino, post basso di Rossi contro Smith, lo aggira e va a subire la stoppata. Deloce guida il campo aperto, corre, riceve Malaventura. Smith vorrebbe la palla in post basso contro Rossi, lo attacca, semigancio sinistro di Taylor Smith che va a canestro. Se fossi uno scommettitore scommetterei sulla tripla di Tommaso Marino. Esce Kinsling, attacca sul blocco di Rossi, si va da Marino che attacca il recupero di Rivali, resta il tiro, lo cancella Smith, poi recupera perfezionato da Deloce che scatta in campo aperto. C'è il contatto con Tambone, ci saranno i due tiri liberi. Esce Tambone, riceve, va per le terre Deloce, scarico per Sorokas, ancora Taylor Smith con la stoppata. Deloce già dall'altra parte, va a volare, a depositare il canestro al più 7, poi Taylor Smith va sotto la curva. Due giocate difensive di Taylor. Take your picture.
i secondi, fondamentale mettere il secondo, e poi la palla che scotta sarà per Ravenna. Vediamo un po', vediamo se c'è il rischio supplementare, lo capiremo da questo libero. Va Patrizio Prato, Imola a più uno, 6 secondi, Di Luce scappa via, attenzione, il pallone è servito nelle mani di Casini, il buon tiro di Casini, attenzione, 8 decimi, Prato, errore, vince Ravenna sul tiro di Casini. L'uomo in posteriore, i tre piccoli, mentre la squadra avversaria gioca con giocatori un po' più fisicati, anche se poi Masciadri e Malaventura sono tutti e due giocatori che giocano lontano da canestro e tirano bene da tre punti. La chiave sarà sicuramente tenere il giocatore che ha segnato adesso, Smith, che è... Chiaramente Legnano deve provare a correre perché a ritmi imbruttiti e bassi è molto più brava Ravenna, che qui schiaccia ancora con Smith, il 4-0, due canestre al ferro. Anche nelle corde dell'attacco legnanese non sarebbe stato nulla di inventato, di forzato. Qua invece è troppo facile questa penetrazione di De Loach e Smith là sotto fa ancora da prepotente, da padrone. Aveva metri di spazio e sbagliato. Rimbalzo senza difficoltà per Ravenna, si butta dentro De Loach, non arrivano chiusure. Rimessa laterale battuta da Raschi, ora per De Loach che prova ad andare fino al ferro, qui salta completamente la difesa, due secondi. Da giovanili a seguire Frassinetti sopra a quel blocco piazzato sul gomito, non so se è a posto fisicamente, vediamo che ha delle fuori e vediamo se Smith cambia qualcosa nell'attacco. Rientrato anche Masciadri e fa sicuramente più paura fuori dai tre punti. Apre bene l'area Ravenna, e poi quando si apre si fanno gli aiuti, si lascia libero sotto qualcuno e a Smith non devi lasciare quello spazio. Adesso una palla persa e prendiamo noi un parziale di 4-0 dal timeout e costringe Ferrari a un suo proprio timeout per fermare il gioco. Navarini, tiro corto sul primo ferro, Smith è lì a rimbalzo, De Loach è già di là, prova a correre anche Malaventura che riceve, attacca poi il rientro di Packer, riapertura per Casini, ora Masciadri, circolazione perimetrale, si va da Smith dentro l'area, bel movimento, molto compatto, ai limiti dell'infrazione di passi, davvero grande movimento dentro l'area. Minuti e mezzo di primo tempo, De Loach, c'è Palermo in marcatura su di lui. Altro pick and roll giocato con Smith, prova a buttarsi dentro De Loach, riapertura per Masciadri, tiro da tre, piazzato, senza ritmo, ma preso con grande confidenza. Allora rientra al di sotto della doppia cifra di svantaggio Ravenna, 44-36, Maiocco, palla in post basso per Raivio, che vuole attaccare Casini, stoppata di Casini, qui iniziativa prevedibile da parte di Raivio. E dai timeout Ravenna è sempre uscita alla grande. Palla ora per De Loach, pick and roll centrale con Smith, si butta dentro De Loach, buona chiusura di Packer, ma De Loach qui voleva fare canestro ed è meno 6. Ma è chiaro che non deve essere un alibi per Raivio, come non deve esserlo per nessuno di Ravenna. De Loach, tripla centrale a bersaglio, 8-0 di parziale, non scherzo. Così. Adesso vediamo chi ha più gambe, guardando semplicemente i minutaggi, Legnano ha ruotato meglio i propri giocatori, ha avuto più giocatori. Attacco da Globetrotter con la palla che non sta mai ferma, che esce sempre dalle dita molto rapidamente. Qui De Loach che cerca il suo compagno e Smith porta via tutto quello che trova ad altezza siderale. Bravissimo a rollare. Prima alla fine è un plus minus di un punto solo, perché poi alla fine ti porta a casa rimbalzi, non forza quando capisce che non è la sua giornata. E con rebus per le altre squadre, perché se il lungo fa un mezzo aiuto sul taglio di Raivio, Packer è libero e quel tiro ce l'ha. Se non lo fa, Raivio fa canestro come ha fatto prima, e qua c'è Masciadri che però sta tenendo in piedi la sua squadra, perché ogni volta che ha un briciolo di spazio lascia andare la tripla. Eh sì, Masciadri davvero incredibile quest'oggi, percentuali altissime, soprattutto ad ogni canestro di Packer ne risponde uno di Masciadri. Allora riapertura di Frassinetti direttamente per Casini, a tutto campo va De Loach, vuole subito time out, viene in attacco con Smith che consegna praticamente a De Loach. De Loach vuole attaccare Martini, gli prende il tiro sulla faccia da tre punti, allora perfetta parità,
59 pari. Le buone percentuali di Ravenna da tre punti nel secondo tempo, nel terzo quarto, sono sicuramente la causa di questo recupero ravennate. Ma Sciadri poi ha messo i canestri importanti in tutte le volte che c'è stato un tentativo di allungo di Legnano, e la partita adesso è qua. Buon tiro di Martini, creato bene, bene da Navarini. Occhio però a non beccare contropiede, come spesso succede quando si tira dall'angolo e non si è pronti. Ma l'avventura rinuncia e si va di nuovo da Deloce, che sta giocando tutti i palloni di questa, di questo attacco, e lo sta facendo particolarmente bene. Sono sicuramente istanti importanti per consolidare il margine. Pick and roll centrale tra Malaventura e Cicognani, palleggio a resta e tiro di Malaventura. Adesso Ravenna in gas, fa più 5. Ravenna in gas, Legnano che non riesce ad andare da Frassineti, bravo Malaventura. E poi, come spesso capita quando un attaccante non tocca il pallone, difende con poca voglia, e di là difesa molto pigra, mentre Malaventura adesso sta cominciando a difendere su Frassineti in maniera seria. Qua forse un contatto che poteva essere fallo, bravo Frassineti a mandare al bar e a dare un regalare un tiro dall'angolo a Martini, ma due buone soluzioni di Martini, ma poi la palla deve anche entrare, e in questo momento non lo sta facendo, mentre Ravenna sta vedendo il canestro più grande di quello di Legnano. Malaventura dalla medesima mattonella di prima, che è poi la sua preferita, fa lo spogliatoio, però l'ha messo, è sinonimo di quella cattiveria mentale di cui parlavamo prima. Vediamo se adesso riusciamo anche a fermare l'attacco di Ravenna. No, perché Malaventura trova un tiro, però la partita è ancora qua, e adesso siamo in mano ai ragazzi Martini e Navarini davanti, e soprattutto a Frassineti, che deve assolutamente prendere iniziativa. Ma Deloce tenta da giocare la volata finale, mette decisamente avanti l'ora sì di 8 lunghezze. Deloce per Masciadri, Malaventura col palleggio aperto, scarico per Deloce, 3 secondi per tirare, lo fa allo scadere dei 24. A bersaglio anche qui da sotto, mentre Ravenna decide di camminare, di allungare i tempi. Lo può fare perché sia Malaventura che Deloce sanno dettare i ritmi della partita, e qua regala Malaventura un ottimo tiro da tre punti di Casini. Finale di tutti i giochi rotti delle ultime azioni. Ora si torna da Malaventura, che vuole attaccare Packer, palleggio resta e tiro di Malaventura, eccellente canestro dai 5 metri nel terzo e quarto periodo. Ora Malaventura ad attaccare ancora Packer, palleggio a resta e tiro, altro bersaglio di Malaventura, immarcabile, incredibile. Onesti circa 3 secondi, Malaventura vuole gestire fino allo scadere del possesso offensivo. Arriva il raddoppio di Raivio, rotazione in ritardo da parte di Frassinetti, ma palla quasi persa che carambola nelle mani di Delo. Casini che tiene sul lato Monaldi, poi gli stoppa anche la tripla. Vediamo questa scelta difensiva di Ravenna se sarà stata un caso. Poi Deloce 5 secondi, non è successo niente. Deloce dovrà attaccare, alza per Taylor Smith, e sull'aiuto di Armut che si è trovato due con... premia Abbott, Abbott va per Armut, poi la palla è recuperata da Raschi. Casini già dall'altra parte della vena, ma l'avventura in transizione serve sotto canestro Taylor Smith. Un 3 contro 1 di Ravenna.
Esce Casini e riceve, così a zona per Chieti. Raschi, taglio di Masciadri che non riceve, riceve Cicognani nell'angolo. Raschi da tre punti, a spazio, c'è la bomba di Andrea Raschi. Punto, ribaltilato per Masciadri, consegnato per Casini. Ultimi 7 secondi, non è successo niente, Casini dovrà forzare il resto e tiro dalla media. 29-16, Casini per Malaventura. Masciadri si apre per il pick and pop, poi attacca il cuore dell'area. Va di mano sinistra a depositare un canestro di pregevole fattura. Occi in palleggio sulla pressione di piazza. Non succede niente in attacco giallorosso. Deloce palleggia per 12 secondi a metà campo. Poi inizia il gioco con un blocco di Taylor Smith. Deloce inzingarato fuori per Smorto da 3 punti dall'angolo. Bomba di Smorto. Vediamo se potrà essere. Fuori per Raschi. Masciadri. Masciadri attacca Allegretti, c'è il contatto, non c'è il fallo, c'è il bel canestro di Stefano Masciadri che appoggia. Arriva Taylor Smith per proprio il pick and roll, ci va invece da Masciadri in punta. Bel backdoor di Deloce che va a segnare sull'assist di Stefano Masciadri. Porta rimbalzo, vola Masciadri e serve subito Deloce. Deloce in transizione, alza la per Taylor Smith che con un po' di fortuna riesce a deviare al volo lo stesso nonostante l'interferenza di Harwood. Palla dentro l'area per Masciadri, c'è il contatto di Harwood, c'è la deviazione nelle mani di Casini. Smith sullo scadere di 24 va a segnare con il fallo di Isaac. Deloce in transizione non vuole forzare, decide di giocare, scelta saggia di Deloce che attacca sul blocco di Taylor Smith. Fuori per Raschi, poi palla dentro per Taylor Smith che vuole attaccare Harwood. Semigaccio mancino di Taylor Smith, 10-0 di parziale. Adesso Ravenna è a meno 9, 34-43. Decimo punto di Taylor Smith. Abbott prova a fermare un incendio, da tre punti sbaglia, in realtà scatena il campo aperto di Deloce che va a inchiodare il canestro del meno 7. Doppia cifra anche per Deloce, 12-0 di parziale per aprire il terzo quarto. 43 Chieti, 36 Ravenna, 5-52 al termine del terzo periodo. Meno 7 Ravenna. Monaldi attacca sul blocco di Harwood, poi serve Allegretti che non controlla, recupera perfezionato da Deloce, campo aperto di Masciadri che schiaccia sulla testa di Sergio. E adesso il palo di Andrea Napolza, partita rivoltata completamente dal parziale di Ravenna, 14-0 per aprire il terzo quarto. Mentre Galli Raschi vuole il pick and roll di Smith, chiude il palleggio, affida palla al suo lungo, 5 secondi, Smith cerca l'avvicinamento, fuori per Raschi sullo scadere di 24, da 3 punti è importante, c'è la bomba di Raschi, attende il blocco di Smith, poi cerca un passaggio fuori misura, recuperato da Abbott, e in transizione Abbott cerca di attaccare Deloce, va per le terre, arriva Casini come un fulmine di guerra a rubare, lancia il campo aperto di Smith, meno 1. Deloce va da Casini, Masciadri, ancora Casini, brutta circolazione in questo attacco per Ravenna, ultimi 5 secondi, Smith per Casini che va a segnare appoggiando al vetro, premia il taglio dell'argentino, quarto punto di Marcos Casini, meno 2 Ravenna, 47-45, 3-15 al termine del terzo quarto. Piazza contro Casini, va da Monaldi che attacca Masciadri, scarica nell'angolo per Allegretti da tre punti, tira e sbaglia, rimbalzo solo maglie bianche, la palla è presa di Masciadri che affida subito a Deloce. Deloce in transizione si butta dentro, poi fuori per Masciadri in transizione libero da tre punti, Stefano Masciadri, il sorpasso Ravenna, 48-47, partita pazzesca al De André. Deve essere brava a non forzare, ha compiuto un grande sforzo per rientrare, adesso deve gestire. Deloce da tre punti non ci pensa su, altro canestro dai 6-75 di Ravenna con Michael Deloce. 14 difesa a zona di Chieti, Deloce su di lui, Monaldi, Masciadri, Casini da tre punti, deve prenderlo, bomba del Gaucho, Gesù. Harwood piazza, estende il pick and roll sul cambio difensivo, Allegretti attacca ma viene scippato da Taylor Smith e adesso siamo all'avventura a gestire il possesso del pallone. La diagonale di Deloce che non riceve, non riceve nessuno, riceve Taylor Smith che restituisce subito a Malaventura, ultimi 10 secondi, pick and roll Malaventura Smith,
gran palla di Malaventura che manda a schiacciare Taylor Smith. Lettura 58-57, Raskin in post alto dentro per Taylor Smith che pasticcia, poi recupera la maniglia, affida palla a Malaventura che prende l'arresto e tiro dalla media. Altra zampata di Matteo Malaventura in ritardo. Casini va da De Loz, ultimi 5 secondi, De Loz dovrà forzare dietro la schiena, magia, c'è il contatto vicinissimo al gioco da 3 punti. De Loz che in un secondo di ritardo si era aperto con i tempi giusti per il pick and pop. Osvassi di Allegretti contro Raschi, cerca l'avvicinamento, falla in attacco di Allegretti sulla buona difesa di Raschi. De Loz anticipato da Ebolt, riceve solo in questo momento, De Loz lo punta, serie di esitazioni, si butta dentro, Ebolt non difende, De Loz ringrazia e va a appoggiare 2 punti. Monaldi attacca subito sul blocco di Harwood, si butta dentro Monaldi e va a subire la stoppata in stereofonia di De Loz e di Smith. L'ultimo tocco è di Monaldi perché la palla lì è carambolata. De Loz per Casini, raddoppiato, non riesce neanche a far fallo Chieti, finisce così. Ravenna vince al palo di André, una partita pazzesca, rimontando dal meno 19 dell'intervallo, 6-8, 6-4 finale per l'ora. Sì, sulla... De Loz ancora sotto per Masciadri, scarica per Rivali, fuori per Malaventura e Gentino, riprende Rivali per Matera, per Ravenna, esce dalla media distanza, 4 punti per ora finora per lui. Ravenna Lynn Smith, Hamilton, schiacciata per Lynn Smith, Rivali, Masciadri, virata, arresto di tiro, 2 punti per Smith, Casini, Raschi, riceve Smith tenuto da Corral, è facile per il giocatore più 11 a 8 minuti e 30 dalla fine, dal riposo lungo, in giornata di grazia ai tiratori del Matera questa sera. Bella giocata di De Loz che serve Smith, Guarino, sbaglia il passaggio Guarino e De Loz poggia la palla a canestro, altri 2 punti. Fuori per Raschi, Raschi per Malaventura, Cantagalli, Hamilton, perde palla Hamilton da parte di Casini, Raschi sotto per Rivali che poggia la palla a canestro, grande disattivo. Fuori per Malaventura di accorciare ulteriormente le distanze per il Ravenna che si può. Smith, Rivali, Raschi penetra, perde scarico su Masciadri che piazza una bomba, ecco, riceve arresto e tiro Okoye, sbaglia, recupera De Loz, finta, doppia finta, elude la stoppata di Hamilton nel canestro. Bauer Matera 46, ora si Ravenna 42, ancora il giocatore Fiori, 14 secondi all'attacco di Ravenna. Smith per De Loz, per il numero 11 Raschi, scarica per Masciadri e non impatta Ravenna ma passa in Smith, Raschi,
rivali. Prende il blocco da Smith, scarica per Masciadri, alza la parabola il numero 11 Raschi, 49 Bauer, 48 a metà del terzo quarto di gara. De Loc per Raschi, piedi a terra e realizza, allunga per la prima volta per lui fino a questo momento. Rivali per Raschi, sotto per Smith che poggia la palla a canestro, portarsi sotto a Matera, Malaventura, Raschi, Smith, schiaccia la palla a Smith e impatta, no, porta avanti Ravenna, perché praticamente col fallo tecnico si era portato a meno uno. E ora Rugolo sbaglia, Malaventura non riesce a De Loc per Raschi, interviene Okoye, Casini per Malaventura, Smith, Raschi, Casini da tre e realizza, brucia la retina il giocatore ravennate. Cantagalli prova un tiro e prendono i rimbalzi di Ravenna. Smith su Zaire, poggia la palla a canestro il Masciadri, Casini, Smith, Masciadri, De Loc, Smith, Malaventura, guarda il canestro, poi penetra Masciadri, De Loc tenuto da Cantagalli, si alza e prova un tap-in, Cora non riesce, riattacca il numero, col numero 2 De Loc per Casini, di nuovo palla a De Loc, che Cantagalli per Corral, sbaglia Corral, credo di aver subito fallo in fase di tiro. Breve dialogo fra i due, De Loc e supera Guarino, De Loc, Masciadri, De Loc, gioco di prestigio, si alza e con la mano in faccia Raschi, Smith, Malaventura, De Loc, palleggia De Loc, si alza e quando un giocatore termina 77 secondi, Bauer Matera 79, Ravenna 72, 8 secondi per terminare l'azione, rivali. Beautiful.